Buongiorno a tutti e benvenuti a questo evento digitale. Oggi siamo collegati con il Comune di Cava dei Tirreni. Quello che vogliamo presentarvi oggi è un nuovo servizio digitale attivato dal Comune, che è lo sportello telematico dell'edilizia. Lo sportello telematico cos'è esattamente? È uno strumento che permetterà a tutti i professionisti di inviare le pratiche online. Le pratiche potranno difatti essere inviate da casa, dal proprio ufficio o anche da qualunque altro luogo voi vi troviate, 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Vi ricordo che il portale è già attivo, lo trovate al link www.geoportale.comune.cavadetirreni.sa.it. Dopo vi manderò appunto anche il link all'interno della chat, così che potete raggiungerlo direttamente. Quindi diciamo cosa introduce, ve lo dico super brevemente, tanto poi oggi avremo 2 ore che passeremo insieme per parlarne. Cosa introduce lo sportello telematico? In sostanza non sarà più necessario recarsi in comune per portare le vostre pratiche, ma potrete tranquillamente farlo da casa e soprattutto sempre. Quindi questo significa che se magari non doveste fare in tempo ad inviare una pratica durante la giornata, potete tranquillamente inviarla anche la sera o il weekend. Quindi questo appunto perché il portale telematico è sempre attivo. Ringrazio inoltre tutti gli ordini professionali per essere stati disponibili nell'organizzazione dell'evento e vi ricordo appunto che per i Tegrari ci hanno concesso il patrocinio, li ringrazio, gli agronomi ci hanno concesso anche 0,25 crediti formativi e geometri 2 crediti formativi. Quindi per tutti i professionisti che sono collegati insieme a noi e devono ottenere crediti formativi professionali, non c'è bisogno appunto che voi ci mandiate i vostri dati, ci scriviate insomma i vostri dati all'interno della chat, come vedo che qualcuno di voi ha già fatto, quindi state tranquilli, ce li avete già comunicati al momento dell'iscrizione. Inoltre, al termine dell'evento ci penseremo noi a mandare l'elenco dei partecipanti e gli ordini professionali, quindi non preoccupatevi, non dovrete fare niente, quindi semplicemente partecipare all'intera durata dell'evento per poi ricevere i vostri crediti professionali. Vi ricordo inoltre che potrete fare domande durante tutto il corso dell'evento, trovate infatti l'apposita sezione delle domande sulla barra degli strumenti che vedete sul vostro schermo, dovreste vedere un'apposita sezione con scritto proprio domande, al suo interno potete chiederci tutto quello che vi viene in mente, insomma tutti magari i dubbi, le perplessità che dovessero venirvi in mente e se volete appunto che vi rispieghiamo qualcosa che vi abbiamo spiegato, che volete approfondire qualche argomento, potete tranquillamente chiedercelo all'interno dell'apposita sezione. Non preoccupatevi se non dovessimo rispondervi subito, perché al termine dell'evento ci riserveremo ovviamente qualche minuto per cercare di risolvere tutti i vostri dubbi, quindi per rispondere a tutte le vostre domande. Infatti, comunque questa mattinata che passeremo insieme vuole proprio essere un momento di confronto insieme a voi che poi sarete diretti fruitori dello sportello. Quindi davvero il mio consiglio è quello di farci delle domande. Se non capite qualcosa, chiedetelo all'interno della chat, perché ovviamente più poi oggi insomma, capirete come funziona lo sportello telematico, più poi sarete indipendenti quando vi troverete nel momento appunto in cui dovrete utilizzarlo. Perfetto, allora direi che possiamo iniziare ufficialmente all'evento e lascio la parola ad Antonella Garofalo, assessore del Comune di Cava dei Tirreni. Lascia a lei la parola. Buongiorno, grazie a tutti. Io vi porto ovviamente i saluti del Comune di Cava dei Tirreni, in modo particolare del sindaco Vincenzo Servalli, e ringrazio innanzitutto la società di gestione che ci ha consentito l'evento in data odierna e anche l'applicazione gestionale che andrete a presentare e per il quale ci sarà questo corso di formazione. Ringrazio, permettetemi, anche l'ufficio urbanistica che è diventato ormai un fiore all'occhiello per questa amministrazione, per quelli che sono i parametri di efficienza che riesce a mantenere nonostante la scarsità del personale che ha a disposizione. Su questo dobbiamo ringraziare soprattutto il dirigente per la capacità che ha nel gestire con poche risorse quelli che sono i risultati che riusciamo a raggiungere. E ringrazio anche tutti i partecipanti, gli ordini professionali che hanno aderito alla giornata di formazione odierna. Mi preme rappresentarvi 2 punti fondamentali. Innanzitutto il software gestionale che andrete a istruire e ad analizzare stamattina è un ulteriore strumento di digitalizzazione della pubblica amministrazione che ci consente ulteriormente di garantire quelli che sono i criteri di efficacia, efficienza e trasparenza che dovrebbe sempre garantire la pubblica amministrazione.
l'efficacia al raggiungimento degli obiettivi, l'efficienza al raggiungimento del massimo degli obiettivi con il minor rispetto possibile. E sicuramente questi strumenti di tecnologia consentono il raggiungimento dell'obiettivo con questi criteri. È sicuramente utile poter pensare di non dover essere sottoposti a quelli che sono gli orari canonici dell'accesso al pubblico servizio, quindi in giorni predefiniti, in orari predefiniti, e di avere la possibilità di istruire e di presentare una pratica in qualsiasi momento della giornata. Permettetemi di dire che questo però è anche un ulteriore carico per quelli che sono i professionisti. Ve lo posso dire come professionista nell'attività legale, anche noi abbiamo ormai il deposito telematico dei documenti da un paio d'anni a questa parte, ci dà ampio respiro per quelle che sono delle scadenze predefinite e perentorie, però elimina sempre di più quella che è la nostra sfera privata, perché non abbiamo più scuse e dobbiamo lavorare anche fino a mezzanotte, il sabato e la domenica. Però questi sono gli obiettivi, questi sono i tempi del futuro della digitalizzazione, della trasformazione verso la tecnologia che ci sono imposti dal momento attuale, da quello che è il contesto europeo di cui ormai siamo parte integrante. Non vi rubo altro tempo perché immagino che il corso sarà pregno di contenuti molto interessanti. Vi ringrazio ancora per aver scelto stamattina Cavalli Tutenti per questo momento di formazione. Grazie ancora. Grazie mille a lei per il suo intervento e direi appunto che adesso possiamo lasciare invece la parola a Luigi Collazzo, che è il dirigente dell'area urbanistica del comune di Cava di Tirreni. A lei la parola. Allora, un saluto a tutti, sono particolarmente lieto stamattina perché si compie praticamente un percorso che è iniziato 3 anni fa con la redazione prima e poi l'approvazione del piano urbanistico comunale, un percorso che poi è andato avanti con la costituzione del geoportale cittadino che ha trovato veramente ampio consenso da parte dei professionisti che hanno scoperto uno strumento particolarmente efficace per la ristruttura delle pratiche, e oggi appunto compiamo questo ulteriore passo in avanti con poi lo sportello telematico. Come già è stato detto, lo sportello telematico raggiunge sicuramente un duplice scopo. Il primo è quello sicuramente di fornire all'utenza, e poi lo vedremo con tutte le funzionalità che ci saranno presentate stamattina, uno strumento anche ben organizzato di presentazione delle pratiche, uno strumento digitale, quindi la possibilità di presentare delle pratiche avvalendosi anche dei dati dello stesso geoportale che già sono disponibili. E poi soprattutto l'altra valenza importante è quella degli uffici comunali, che hanno la possibilità di gestire fin da subito la pratica, il dato digitale. L'importanza di gestire il dato digitale oggi è rilevante perché prima di tutto con tutti gli endoprocedimenti che normalmente si attivano sulle pratiche edilizie, noi ormai dobbiamo dialogare da anni con le altre amministrazioni in formato digitale, e quindi la gestione fino a questo momento, la gestione di tipo misto, ci ha creato non poche difficoltà e con maggiori carichi di lavoro rispetto a quello che è una gestione puramente digitale. E poi col tempo sicuramente, oltre a diciamo a obiettivi di trasparenza, perché sicuramente un procedimento digitale si riesce a tracciarlo in tutte le sue fasi, un procedimento che ci consente in qualsiasi momento di poter avere una visione dello stato dei procedimenti, e quindi tutto quello che già diciamo un po' fa parte, un po' tutti noi sappiamo della tecnologia digitale. Quindi sostanzialmente oggi raggiungiamo questo obiettivo. Da oggi in poi, perché poi noi immaginiamo che con l'inizio dell'anno nuovo poi il sistema andrà a pieno regime, potremo affinare ancora di più i nostri procedimenti amministrativi, perché questo ci consentirà a breve, con le pratiche edilizie digitali, anche di poter gestire anche tutta la fase, per esempio, degli accessi agli atti e tutti quelli che sono i rapporti con l'utenza in maniera sicuramente più agevole e più veloce. Quindi passo la parola ora alla Società Globo per la presentazione del pacchetto della piattaforma e rinnovo i saluti a tutti i partecipanti.
Perfetto, grazie mille a lei. E ecco, tra l'altro vorrei anche sottolineare, anche come avete già detto voi, che c'è stato un grande lavoro da parte di tutti gli uffici comunali per riuscire a raggiungere questo risultato. Difatti, appunto, adesso andremo a vedere anche con Giovanni Bonatti, che è il manager del gruppo Maggioli, ci farà vedere proprio i risultati, di questo grande lavoro che c'è stato appunto dietro di questa collaborazione tra, il comune di Cava dei Tirreni e, i nostri tecnici. Ci farà inoltre Giovanni vedere anche tutti gli strumenti necessari per poter iniziare ad accedere allo sportello telematico. Lascio a te la parola, Giovanni. Grazie Anna, grazie a tutti gli ospiti che vedo che mentre parliamo continuano ad aumentare. Il mio compito è quello di introdurvi alla presentazione che poi il collega Giovanni Sacco farà. È stato questo un progetto molto importante perché ha visto un impegno straordinario sia, come dire, del gruppo tecnico, ma soprattutto anche dei dipendenti del comune. È un progetto strategico perché si inserisce in un momento fondamentale di due norme che in questo settore stanno agendo in particolar modo. La prima la sentiamo parlare tutte le sere, il famoso Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che cita proprio la digitalizzazione tra i settori tecnici dei comuni e i professionisti cittadini come elemento strategico per la ripartenza del paese. Ma poi fondamentali sono le disposizioni urgenti per la semplificazione amministrativa, che sono operative da poche settimane. Il comune con questo progetto va a soddisfare completamente misure che prescrivono il fatto che la pubblica amministrazione debba individuare canali telematici per dialogare con l'utenza che facciano uso dell'identità digitale. L'identità digitale è quel particolare sistema di riconoscimento che fa sì che qualunque azione noi facciamo online abbia valore legale, come quando presentavamo le pratiche in cartaceo presso il settore tecnico. L'identità digitale si può manifestare attraverso l'utilizzo di una carta nazionale dei servizi, quale per esempio la tessera sanitaria che abbiamo in tasca, ma anche le carte rilasciate dagli ordini professionali. Qualunque carta di identità elettronica e poi SPID, il sistema pubblico di identità digitale. Il Comune, tra l'altro, ha fatto un progetto già guardando oltre, perché sarà possibile in maniera estremamente rapida e facile anche attivare la possibilità di pagare online qualunque importo dovuto su distanze, ma soprattutto viene centrato l'obiettivo che viene chiamato della certezza e della conoscenza dei tempi, perché per ogni procedimento il professionista avrà sempre sotto controllo sia da un punto di vista normativo quali sono i termini entro cui il comune deve operare, ma soprattutto mentre il comune gestirà le pratiche, i professionisti saranno sempre informati sullo stato dell'istruttore del procedimento. Io ho parlato di identità digitale, ho parlato di SPID, tenete conto che tutto quello che oggi noi faremo, siamo davanti a un PC, sia io che il collega Giovanni per comodità, ma potete farlo anche da qualunque browser internet e anche da qualunque dispositivo. Quindi potenzialmente se un cittadino, un professionista vuole guardare lo stato d'avanzamento di un'istanza su cui ha un diritto, può farlo anche dal suo telefonino. Chi non avesse ancora SPID, il famoso sistema pubblico di identità digitale, può ottenerlo andando in posta oppure online gratuitamente www.spid.gov.it e in 5 minuti ha la sua identità digitale. Poi so che su questo Anna farà un sondaggio per vedere quanto i professionisti di Cava dei Tirreni sono già digitalizzati. Tenete conto che SPID si sta diffondendo tantissimo, siamo arrivati ormai a 27 milioni di cittadini che hanno chiesto e ottenuto SPID. E poi la cosa fondamentale che con oggi dobbiamo dire è che è un progetto importantissimo perché oggi noi stiamo guardando la punta di un iceberg, lo sportello telematico da cui con Giovanni spiegheremo a voi professionisti come presentare una pratica online, ma in questi mesi di progetto, insieme ai settori tecnici che ringraziamo, abbiamo fatto insieme un cammino per digitalizzare anche la gestione dei procedimenti e tutte le banche dati. Quindi è un lavoro anche preparatorio molto importante per arrivare ad oggi. I numeri lo dimostrano, 48 procedimenti che da oggi sono presentabili online attraverso l'utilizzo di 73 moduli. Tantissimi dipendenti a vario titolo hanno collaborato in questo progetto durato 8 mesi. Il momento è anche storico, mi sento di dire, perché i settori tecnici, in generale il comune, con questo progetto soddisfano una norma fondamentale che si chiama Carta della cittadinanza digitale, che proprio dà come diritto ai cittadini
quello di trovare online dati, documenti e servizi, cosa che con lo sportello telematico che andiamo a inaugurare, come poi vedrete, il Comune dà la garanzia di questo diritto. Quindi grazie, vedo che stanno aumentando sempre di più i partecipanti, grazie anche al Comune, al dirigente, all'amministrazione, che non si sono limitati a fare il progetto, ma hanno voluto anche fare questo incontro, che a mio modo di vedere è importante, perché è anche sinonimo di trasparenza, cioè il Comune che si apre e incontra i professionisti per presentare questo progetto. Raccomando anche a tutti, sia il Comune che noi, siamo anche a disposizione nelle prossime settimane per darvi qualunque tipo di supporto sarà necessario per facilitarvi e accompagnarvi in questo cammino digitale. Quindi ripasso la parola a Anna e grazie al Comune per l'invito. Grazie mille Gio, quindi direi che a questo punto possiamo andare subito a vedere il risultato di questo lavoro insieme al mio collega Giovanni Sacco, che vi farà vedere come cos'è lo sportello telematico dell'edilizia, come funziona e come si presenta una pratica online. Quindi vedremo insieme a Giovanni tutte le funzioni. Vi ricordo nuovamente, appunto, se volete farci delle domande, questo diciamo è il momento proprio di stare veramente attenti, perché vi faremo vedere come funziona lo sportello. Trovate la sezione domande sulla barra degli strumenti sul vostro schermo, quindi scriveteci veramente tutti i vostri dubbi. Lasciate la parola, Gio. Grazie Anna, buongiorno a tutti. Vi mostro subito quelli che sono i contenuti dello sportello telematico e poi farò anche una dimostrazione pratica per individuare un po' quei passaggi importanti che vi consentono poi di predisporre praticamente una pratica e indirizzarla poi al Comune di Cava dei Tirreni. Avete davanti l'homepage è raggiungibile all'indirizzo geoportale.comune.cavadeiterreni.sa.it. Sarà disponibile anche un link sull'homepage del sito istituzionale dell'ente, in modo che lo possiate raggiungere anche facilmente dal sito chiaramente del Comune. I contenuti che abbiamo esposto all'interno di questa piattaforma sono disponibili all'interno delle sezioni che vedete al centro di questa pagina. Trovate le sezioni che fanno riferimento un po' ai servizi che abbiamo quindi attivato e che riguardano l'edilizia, i lavori pubblici, l'urbanistica, la vincolistica. Poi esiste anche un ambito generico attraverso cui presentare varie tipologie di comunicazioni e poi il collega che mi seguirà, ecco, vi farà vedere un attimino anche quelle che sono le funzionalità geografiche disponibili all'interno del geoportale. Quindi se siete interessati a consultare le informazioni che riguardano ad esempio un procedimento di questo ambito, basta ad esempio soffermarsi sull'ambito attinente, che può essere che sono urbanistica e pianificazione ad esempio, e trovare subito l'elenco delle tipologie di pratiche che è possibile gestire, che è possibile inoltrare all'ufficio appunto urbanistica e pianificazione, tra cui chiedere il certificato di assessore urbanistica e poi niente, una serie di altre richieste che riguardano comunque questa tematica. L'ambito più rilevante sicuramente è l'ambito edilizia. L'ambito edilizia poi si suddivide in tre sezioni ulteriori che rappresentano tre diversi livelli di informazioni disponibili. Potete accedere all'elenco delle istanze edilizie, potete accedere all'elenco degli interventi edilizi, oppure direttamente accedere all'elenco di tutti i moduli disponibili. Partendo da quest'ultima sezione, sicuramente questa è la sezione più immediata, che vi dà un accesso più immediato alla compilazione di una pratica, perché trovate subito l'elenco appunto dei moduli disponibili. Basta individuare il vostro anche facendo una ricerca per parola chiave, per esempio, quindi non so, vado sulla CILA e atterrate sulla pagina che descrive le tempistiche della CILA, quali sono potenzialmente pagamenti previsti, ecco, e quali sono poi i documenti che potrebbero essere necessari per finalizzare l'invio di una CILA al Comune di Cava dei Tirreni. Trovate in particolare l'elenco dei moduli principali, moduli secondari e degli allegati obbligatori o facoltativi a seconda del tipo di intervento che la procedura potrebbe richiedervi. Quindi questo è l'elenco della documentazione potenziale che lo sportello telematico potrebbe richiedervi. Perché dico potrebbe chiedervi? Perché chiaramente quando inizierete la compilazione telematica dell'istanza, quindi la compilazione telematica della CILA, sarà la procedura stessa che in modo dinamico vi chiede soltanto le informazioni strettamente necessarie.
quindi vi sottoporrà soltanto i moduli secondari previsti dalla normativa per la casistica di intervento che avete selezionato e vi chiederà semplicemente di allegare appunto i documenti a corredo dei moduli che risultano essere proprio strettamente necessari e fondamentali per finalizzare la presentazione. I moduli sono disponibili in formato PDF, il formato PDF l'abbiamo predisposto, l'abbiamo esposto in modo da consentirvi prima di iniziare la presentazione telematica e quindi dare un'occhiata a quelli che sono i contenuti, perché vedete il messaggio, l'ho trascurato prima, ma il messaggio che riguarderebbe la compilazione telematica della CILA recita: la compilazione telematica è riservata solo agli utenti autenticati. Io ancora non mi sono autenticato all'interno della piattaforma, sto navigando nelle vesti di un utente anonimo e quindi a un utente anonimo non è consentita la compilazione telematica, ma solo la consultazione preliminare magari dei moduli in formato PDF. Quindi potete accedere alla modulistica PDF e capire un attimino quali sono i contenuti che poi la procedura telematica vi sottoporrà e su cui poi dovrete fare le compilazioni e tutte le scelte del caso. Quindi il PDF non è anche in versione compilabile, perché chiaramente la versione compilabile ce l'avrete solo all'autenticazione effettuata, ed è diciamo disponibile questa modalità di consultazione della modulistica solo in fase preliminare alla presentazione telematica. Invece dei vari allegati, vedete, abbiamo anche sviluppato delle guide informative che vi permettono un po' di capire che caratteristiche devono assumere quei documenti per essere poi ritenuti esaustivi di tutte le informazioni richieste. Se ad esempio vi soffermate sulla parte grafica, cliccate sulla nota informativa, spieghiamo che si tratta di quelle tavole che devono essere firmate dal committente, dal progettista e così via. Piuttosto che se vi soffermo su diritti di segreteria oppure ricevuta di versamento, fa lo stesso, ricevuta di versamento a titolo di operazione, anche qua vedete che facciamo riferimento ai due procedimenti che potenzialmente potrebbero essere coinvolti nella richiesta di questo documento e spieghiamo di ciascuno quelle che sono le caratteristiche e i riferimenti normativi su cui si deve basare la predisposizione di questo documento. Faccio un passo indietro, torno sulla pagina della sezione edilizia da cui posso consultare anche gli altri contenuti e vi faccio vedere come ad esempio in interventi edilizi sia possibile consultare l'elenco di tutti gli interventi plausibili in ambito edilizia. Quindi se nutrite qualche dubbio su ad esempio che tipo di pratica devo presentare per eseguire quel determinato intervento, potrebbe essere utile magari prima individuare il vostro intervento fra gli interventi disponibili in questo elenco, ad esempio manutenzione straordinaria, e quindi soffermare l'attenzione sulle caratteristiche della manutenzione straordinaria. Quindi che tipi di interventi vi rientrano su diversi elementi degli edifici, e arrivare in fondo fino a leggere quale tipo di pratica presentare per un intervento in particolare. Ad esempio, per interventi che non riguardano le parti strutturali dell'edificio è obbligatorio, sufficiente presentare la CILA. Se invece doveste eccedere gli interventi liberalizzati, quindi doveste essere più impattante, allora proponiamo la CIA o il permesso di costruire. E sotto trovate subito il collegamento alle procedure che sono citate. CILA, SCIA, SCIA alternativa al permesso di costruire e permesso di costruire. Cliccando sulla procedura a voi più consona, arrivate sempre a quella pagina che abbiamo prima visto per la CILA e che dà il là alla compilazione telematica, sempre se nel frattempo vi sarete autenticati. Altrimenti, elenco della documentazione potenzialmente necessaria per presentare una richiesta di permesso di costruire. L'ultima sezione disponibile in edilizia invece riguarda le istanze edilizie. Non è altro che l'elenco di tutti i procedimenti disponibili. Quindi di ogni tipo di pratica abbiamo sviluppato una guida che descrive appunto le caratteristiche del procedimento e l'elenco degli interventi che è possibile effettuare con la presentazione di quel procedimento. Quindi c'è un approccio rovesciato rispetto al precedente, non dall'intervento vedo l'elenco delle pratiche disponibili, ma dal tipo di pratica vedo gli interventi eseguibili, fino a che poi in fondo, dopo che magari consulto gli approfondimenti, le attività correlate, posso spostare a presentare proprio la richiesta
e accedere quindi al servizio della compilazione telematica, sempre se nel frattempo noi siamo autenticato. Cosa vuol dire autenticarsi? Lo spieghiamo in questa guida informativa che è raggiungibile sempre dal link disponibile nella stessa pagina. Ecco qua, descriviamo quali sono le modalità di autenticazione ai servizi del portale. Infatti sottolineiamo che per accedere ai servizi online del portale è necessario autenticarsi con una delle modalità stabilite appunto dalla normativa. Poi quindi si tratta di SPID, si può accedere tramite carta nazionale dei servizi o tramite carta d'identità elettronica. Queste sono le tre modalità attualmente disponibili che vi permettono di accedere ai servizi online. E qua trovate in basso, ecco, i link di accesso. Sicuramente SPID è il canale più usato dai vari utenti, ma perché è il più immediato rispetto agli altri, che comunque rimangono validi. Se desiderate comunque autenticarvi con CNS o con CIE, notate che abbiamo anche esposto, messo in primo piano, una guida che descrive i passaggi da effettuare. C'è anche una guida di approfondimento che poi entra nel merito dei requisiti tecnici, dei requisiti software che dovete avere per abilitare e dovete rispettare per poi abilitare la vostra postazione ad autenticarsi con questo strumento. Okay? Quindi trovate sempre delle pagine di approfondimento dove con immagini o con uno schema procedurale ecco, potete capire in autonomia cosa serve per sfruttare quello strumento, quella modalità di autenticazione. Lo chiarisco solo per chi magari non lo dovesse ancora sapere: per CNS si intende la Carta Nazionale dei Servizi, e una delle più comuni carte nazionali dei servizi è la tessera sanitaria. Quindi per completare l'autenticazione con CNS basta tirar fuori dal portafoglio la tessera sanitaria, disporre del PIN che rilascia l'ASL a cui dovete rivolgere, poi con un lettore smart card inserite chiaramente la carta nel lettore, installate il software necessario per il funzionamento del dispositivo e poi ecco completare in questo modo l'accesso. Okay? Trovate comunque, ripeto, spiegato in questa guida. Per adesso magari procedo con l'autenticazione attraverso SPID, che è la modalità, vi dicevo, più utilizzata. Nulla di nuovo rispetto magari a quella modalità che avete già sperimentato in altri portali, quindi dovete accedere con le vostre credenziali, poi confermare l'autenticazione attraverso lo smartphone. Queste sono le caratteristiche dell'autenticazione a due fattori. Aspetto che arrivi la notifica, eccola qua. Autorizza, impronta digitale, autenticazione completata con successo. E adesso InfoChat mi rimanda sullo sportello a cui arriva appunto il mio messaggio di conferma. Sullo sportello, ecco, ho ulteriore conferma che l'autenticazione è andata a buon fine. Vedete il messaggio, collegamento completato con successo, benvenuto Giovanni Stacco. E lo sportello mi indirizza automaticamente su quella pagina da cui avevo cliccato accedi, la pagina di presentazione appunto del permesso di costruire. Da cosa poi si evince che l'autenticazione è andata a buon fine? Anche dalla comparsa di questo ulteriore link che prima non c'era, vedete, scrivania di Giovanni Stacco. Quindi è disponibile chiaramente l'accesso alla scrivania personale dell'utente, alla propria scrivania, da cui potete, ecco, riprendere una compilazione principalmente, o su cui potete consultare quelle che sono le informazioni che riguardano una compilazione già inviata. Quindi all'interno della sezione delle mie pratiche trovate, se vi spostate ulteriormente sulle mie pratiche, adesso io non ne ho di pratiche inviate al comune di Cava, però trovate, ecco, l'elenco delle compilazioni aperte, quindi in fase di preparazione, o l'elenco comunque anche delle compilazioni chiuse, perché della compilazione chiusa poi vedrete anche quello che è lo stato finale della documentazione che avete inviato. Quindi trovate anche la data di invio, il fatto che tutto sia stato recapitato al comune di Cava, e dovete scaricare anche le ricevute di avvenuto invio e le ricevute di consegna che caratterizzano un invio tramite PEC, un invio PEC to PEC. Facendo un passo indietro, vedete anche la sezione stato di avanzamento. All'interno di questa sezione trovate
l'elenco delle pratiche che sono state nel frattempo acquisite dal comune, che sono in fase di elaborazione, in fase magari di istruttoria, e la possibilità che vi si apre è quella di poter consultare di ogni pratica il numero che è stato attribuito dall'ufficio tecnico, chi è responsabile del procedimento, chi è l'istruttore, e poi l'avanzamento delle fasi. Quindi trovate l'iter cronologico che chiaramente il vostro procedimento ha scatenato all'interno dell'ufficio tecnico. Quindi trovate il solito ricezione istanza completato, istruttoria completata, verifica documentazione completata, anche la parte magari in fase di rilascio. In questa stessa schermata trovate anche il numero di protocollo e la data di protocollo. Quindi la scrivania è proprio un invito magari a tornare in questa sezione, a tornare in generale a consultare il vostro procedimento sullo sportello telematico per poi riuscire a catturare ulteriori dettagli che riguardano la pratica che avete inviato. All'interno della scrivania, giusto per dirvi anche del mio profilo, è possibile completare quella sezione che riguarda le vostre informazioni personali. Molte informazioni le abbiamo già desunte dalla identità digitale che avete utilizzato, però se avete voglia di completare anche gli altri quadri informativi che potrebbero riguardare, che so, i dati dell'iscrizione del vostro albo, l'ubicazione del vostro studio, potrebbe essere interessante compilare e completare queste sezioni, perché queste stesse informazioni, quando dovessero essere richieste dalla modulistica, ovviamente la modulistica è in grado di ricercarle in questa sezione all'interno del vostro profilo e di autocompilare tutti i campi dove quelle informazioni sono attese. Quindi fate lo sforzo una volta a completare il più possibile il profilo, e il vantaggio è che poi tutti i moduli si autocompilano a partire appunto dal vostro profilo utente. Torno sull'home page dello sportello telematico. Vi ho fatto vedere come un procedimento sia individuabile a partire dall'accesso che ne potete fare nella sezione attinente a quel procedimento. Ecco, un procedimento è raggiungibile anche dopo che lo ricercate sfruttando il motore di ricerca che abbiamo esposto in alto a destra. Se ricercate permesso di costruire, scoprite l'elenco, visualizzate l'elenco in tutte le pagine, guide informative, guide del procedimento che riguardano appunto le parole chiave permesso di costruire. Quindi trovate la possibilità di passare subito alla compilazione della richiesta di un permesso di costruire, compilazione della proroga per l'inizio fine lavoro del permesso di costruire, presentare la volturazione del permesso di costruire, quindi una serie di contenuti chiaramente correlati al procedimento permesso di costruire, con la possibilità anche di consultare tutte le varie guide informative che lo dovessero riguardare. Se ci soffermiamo sul primo risultato che riguarda appunto la procedura di richiesta di permesso di costruire, torniamo sulla pagina che descrive le caratteristiche del procedimento che abbiamo previsto prima. Ecco, non vi ho detto anche della possibilità chiaramente di cliccare sulle normative di riferimento in modo da passare rapidamente a consultare il testo, con la garanzia che il testo sia vigente al 20 dicembre 2021, quindi dalla data odierna. Vedete che si è aperto il sito istituzionale che ci dà proprio questa garanzia di avere davanti il testo vigente. Quindi avete tutte le informazioni a portata di mano. Torniamo indietro. Se clicco sul servizio di presentazione permesso di costruire della domanda, ecco, a differenza di prima, dove non c'era la possibilità di accedere alla presentazione telematica, vedo il tasto presentazione telematica attivo. Quindi autenticazione l'ho fatta, era l'unico requisito tecnologico che devo rispettare per accedere alla presentazione telematica. Adesso che l'autenticazione è avvenuta, clicco su presentazione telematica e il modulo che prima ho intravisto in PDF adesso è disponibile nella sua versione compilabile, okay? Con tutti i vantaggi che ne derivano dall'essere appunto un modulo telematico. I vantaggi sono che chiaramente beneficio di tutte quelle funzioni di controllo rispetto alla completezza delle informazioni e rispetto anche all'attendibilità di alcune informazioni, perché su diversi campi abbiamo introdotto delle funzioni di controllo che chiaramente applicano quei criteri che ci permettono di capire che l'informazione potrebbe essere consona oppure no, ad esempio codice fiscale, piuttosto che informazioni territoriali o ad esempio informazioni relative poi anche ai dati catastali dell'immobile dell'area oggetto di intervento.
E quindi niente, mi soffermo adesso sui campi evidenziati in arancione, sono i campi obbligatori, quelli bianchi rimangono facoltativi, fino a che magari non faccio quella scelta che attiva l'obbligatorietà dei dati, che inizialmente potrebbe essere facoltativi. Adesso procedo con la compilazione del modulo principale, almeno lo completo, vi faccio vedere poi come compare, qual è la sostanza che assume la pratica telematica, la schermata che mi permette poi di gestire il proseguo del mio iter. Riporto nello spazio del sottoscritto i dati del mio committente, riporto il codice fiscale che viene evidenziato in giallo se è incompleto, in rosso se è errato, bianco invece se è del tutto corretto. Vado avanti. Adesso faccio una compilazione sommaria e la più veloce possibile. Ok, un recapito telefonico e poi arrivo allo spazio che mi chiede di inserire il domicilio digitale. Quindi qua va specificato l'indirizzo di posta elettronica su cui desidero ricevere tutte le comunicazioni che riguardano il mio procedimento. E poi di seguito niente, vado a fare delle scelte adesso abbastanza casuali, non aggiungo nulla sui contenuti perché ormai i contenuti rispecchiano le specifiche che sono state stabilite dalla modulistica unificata, quindi troverete una modulistica chiaramente aderente alla norma, quella che siete abituati ad utilizzare fino a questo momento. Dico che è rosa, vado avanti, dico che le imprese e i professionisti saranno individuate prima dell'inizio dei lavori, fino a che arrivo in fondo e mi soffermo sul quadro riepilogativo della documentazione. Qua troviamo il prospetto, ecco, di tutti i documenti, ecco, che risultano necessari in base alla compilazione effettuata. Quindi per finalizzare l'invio della mia richiesta è necessario compilare i soggetti più involti nel procedimento, compilare la dichiarazione di pagamento dell'imposta di bollo, allegare quel documento che dimostra l'avvenuto versamento dei diritti di segreteria, compilare la relazione tecnica di asseverazione, poi allegare la documentazione tecnica che poi permette all'ufficio tecnico di effettuare il conteggio di contributi di costruzione, perché è solo dichiarato che l'intervento è eroso, altrimenti se si è dichiarato il fatto che l'intervento è gratuito, ok, allora se legato non sarebbe salutato fuori. Poi lettera di affidamento dell'incarico, contratto professionista e così via. E poi un documento che attesta il pagamento delle spettanze. In fondo trovate questo ulteriore spazio che vi permette di allegare un ulteriore documento rispetto a quelli già previsti dalla piattaforma. Cioè, se necessitate di allegare una relazione descrittiva delle opere o un documento che in generale chiarisce un po' un aspetto particolare del vostro intervento, potete attivare la sezione altro, fornire la descrizione del documento, il codice fiscale del firmatario, che di quel documento, e poi niente, vi ritrovate nella schermata della compilazione lo spazio per poterlo caricare. Informativa sul trattamento dei dati personali, salvo la compilazione, a questo punto scattano i controlli sulla completezza delle informazioni inserite. Il messaggio che vedo dice: la compilazione non è stata completata. È possibile salvare una bozza e uscire e continuare a compilare il documento. Salvo una bozza, proseguo. Vedete questo pannellino a destra, che compare se compare, e che riporta l'elenco delle informazioni mancanti. Cosa non ho riportato? Non ho riportato le modalità di versamento. Clicco sul link, ecco, mi devo soffermare sulla sezione G3, che richiede relativamente al pagamento del contributo di costruzione, cosa desidero fare? Effettuare il versamento al momento dell'obiettivo del titolo, oppure chiedere la transazione. Effettuare il versamento, va nel fondo, salvo il modulo, che a questo punto è ritenuto completo di tutte le informazioni attese. Il salvataggio del modulo principale genera la compilazione. Okay, la compilazione è stata salvata con successo, quindi ho
una compilazione a tutti gli effetti che riguarda Sacco Giovanni, permesso di costruire edilizia residenziale. E questa è la schermata che vi permette poi di effettuare le ulteriori azioni sulla compilazione, quindi firmare i moduli compilati, passare alla compilazione di ulteriori moduli, caricare man mano i documenti richiesti. Ecco, tutte queste attività sono descritte nello spazio che riguarda l'avanzamento della compilazione e che evidenzia che al momento di stanza è incompleta proprio perché non ho ancora firmato il modulo principale, non ho effettuato alcune dichiarazioni, non ho completato la compilazione degli ulteriori moduli, non ho caricato determinati documenti. Quindi trovate l'elenco, il dettaglio delle azioni che adesso bloccano l'invio chiaramente della vostra pratica. Queste istruzioni si aggiornano dinamicamente a seguito delle azioni che man mano faccio. Ecco, se dovessi disconnettermi dallo sportello tecnico, quindi uscire e poi rientrare, per riprendere la compilazione aperta, ecco, basta accedere alla propria scrivania. Scrivania di Giovanni Sacco, le mie pratiche. Vado a individuare sempre lo spazio delle mie pratiche. E in elenco trovo, vedete, proprio la compilazione che stavo affrontando prima. Sacco Giovanni, permesso di costruire la compilazione aperta alle 10.39. È una compilazione aperta, non è stata ancora protocollata chiaramente dal comune, ecco, mancano tutti gli altri dettagli che arrivano solo dopo quando completo l'invio. Si tratta della compilazione codice 82. Il codice stanza è rilevante e lo dovete tenere presente nel momento in cui, ad esempio, necessitate di supporto e non so, contattate il comune perché volete far notare o chiedete delle informazioni sull'iter. Ecco, dovete fare riferimento al codice identificativo della vostra compilazione, che permette poi a chi agisce il supporto di individuare la vostra pratica tra tutte quelle che si registrano all'interno delle piattaforme. Torno sulla compilazione e la ritrovo nel punto in cui l'avevo abbandonata, quindi resta incompleta per varie ragioni. La vedete rispetto al modulo principale, permesso di costruire edilizia residenziale, il modulo deve essere firmato dal dichiarante STCC GNN, il mio codice fiscale. Il dichiarante, infatti, può essere coinvolto nella firma dei documenti della propria pratica, perché può apporre la propria firma elettronica avanzata. Non si parla di firma digitale, si parla di firma elettronica avanzata perché si fa riferimento, ad esempio, a quella firma che è disponibile all'interno, che è presente all'interno della tessera sanitaria. Quindi, se lo vorrete, uso il condizionale perché chiaramente poi esiste anche un'altra opzione, che è quella della procura che vi vado a descrivere, però se vorrete coinvolgere il committente nella firma dei vari documenti, potete inviare al committente tutti i documenti che deve firmare e il committente basta tirare fuori la testa sanitaria relativo PID, un lettore smart card riesce anche a firmare, chiaramente da assolvere a questa necessità. L'alternativa qual è invece? Ecco che il professionista che presenta la pratica possa agire in qualità di procuratore, quindi possa accettare l'incarico di procuratore, possa allegare quindi il conferimento della procura firmata in modo autografa dal committente e dai committenti, possa allegare poi anche le copie dei documenti d'identità del committente e dei committenti e a quel punto proprio agire nei panni di procuratore speciale, quindi può firmare il nome per conto del suo committente o dei suoi committenti. È un'opzione disponibile sulla compilazione, chiaramente non c'è l'obbligo ad agire nelle vesti di procuratore speciale, quindi se desiderate farlo basta effettuare questa dichiarazione. Vi faccio vedere la compilazione, il modulo che si apre a proposito. Quindi il sottoscritto, ok, professionista, procuratore speciale, in relazione all'istanza di cui si cita automaticamente il codice identificativo, dichiara di agire in qualità di procuratore speciale.
dichiara che le copie informatiche, ok, fanno una serie di dichiarazioni chiaramente attinenti, si impegna a conservare l'originale del conferimento della procura presso lo studio ubicato in, specifica l'indirizzo, e poi niente, dichiara del legale chiaramente il modello di conferimento della procura e le copie documenti identitari soggetti rappresentati. Adesso fanno una bozza di questo modulo, solo per farvi capire un attimino come cambia la schermata. Vedete che è in corrispondenza del modulo che permette di attivare la figura del procuratore speciale, ecco, c'è la necessità di completare la compilazione firma del modulo e di aggiungere questi documenti, conferimento dell'incarico, copie documenti d'identità. Ecco, se lo ritenete utile, io vi direi accedete alla pagina informativa del conferimento dell'incarico della procura e qua trovate un modulo. Ecco, un facsimile da utilizzare, è compilabile, un PDF compilabile da utilizzare per ecco, ottenere così il conferimento dell'incarico. Lo potete compilare, stampare, far firmare un autografo dai vostri committenti e a quel punto ne fate una scansione non legata all'interno della compilazione. Quindi il firmare. Aspettate che sono le schermate. Il firmare il modulo di accettazione dell'incarico di procuratore e l'allegare il conferimento delle copie dei documenti d'identità poi vi permettono di firmare chiaramente tutti gli altri documenti che sono previsti in quella compilazione. Infatti poi cambia il messaggio, non comparirà più la scritta il documento deve essere firmato dal dichiarante, ma comparirà il messaggio può essere firmato dal dichiarante oppure dal procuratore. Ok, i comandi in corrispondenza del modulo principale vi concedono di, ecco, il primo, tornare sulla compilazione, sulla modifica del contenuto. Quindi se desiderate, non so, modificare delle informazioni, ecco, anche dopo averle compilate, finché non invierete l'istanza, farete ancora in tempo. A cosa sono utili invece i successivi comandi, ad esempio il secondo e il terzo. Il secondo comando vi permette di scaricare la versione, la compilazione in formato PDF A, perché c'è la necessità di produrre il PDF A della vostra compilazione, perché chiaramente non potete firmare una pagina web. Le informazioni devono materializzarsi all'interno di un PDF A che scaricate in locale. Che scaricate in locale, vedete? Questo è il PDF della compilazione che ho fatto prima. Quindi si scarica in locale, lo potete intercettare nell'area dei download, lo potete aprire, consultare, lo potete rinominare, spostare in cartelle, quindi potete fare quello che volete. Non dovete produrre dei duplicati di questi file, perché poi lo sportello telematico, appena caricherete il file firmato, si accorge che non è più identico all'originale. Quindi non dovete fare l'errore di aprirlo magari e di scegliere di salvarlo con nome in un altro percorso. Perché il salva con nome non fa altro che produrre un ulteriore file apparentemente identico all'originale, che però magari si differenzia in alcuni dettagli anche invisibili. Quindi se lo desiderate spostare, fare tagli e incolla senza problemi, ma non andrete mai a produrre dei duplicati perché sennò il sistema fa il ciclo pronto e il sistema se ne accorge. Quindi una volta scaricato il documento, ecco ce l'ho qua, lo vado a firmare. Adesso io che ho effettuato l'accesso risulto essere anche il committente in particolare, quindi il sistema attende la mia firma. Uso la tessera sanitaria, vi dimostro come la tessera sanitaria sia ritenuta valida, quindi collego la tessera sanitaria al lettore, uso uno dei vari programmi disponibili gratuitamente abilitati per la sottoscrizione digitale dei file con la tessera sanitaria, tra questi infatti c'è il nostro Globo Signer, che se volete potete richiedere gratuitamente, trascino il file all'interno di questo spazio di documenti da firmare, il software già riconosciuto
il certificato di firma presente all'interno della tessera, mi chiede di inserire il PIN, lo faccio e schiaccio firma. A questo punto ottengo il D7N che posso caricare, ecco, sullo sportello telematico attraverso l'icona del carica modulo firmato. Scegli file o trascinalo qua. Ecco, ce l'ho a portata di mano. Lo trascino e lo carico. E lo sportello telematico controlla che io stia caricando il P7M corrispondente alla compilazione fatta, che contenga la firma del committente o del procuratore, se il procuratore ha accettato l'incarico, e che la firma non sia scaduta. Se supera questi controlli, vedete, firmato con successo. Okay, si disabilita il tasto chiaramente del carica modulo firmato perché l'ho già caricato, e quindi niente, sono invitato a proseguire con le altre azioni da fare, e che potrebbero riguardare ad esempio il caricamento di questi quattro documenti che sono scaturiti proprio a seguito della compilazione del modulo principale. Per non parlare poi anche degli altri moduli che potrei già compilare, che riguarderebbero la dichiarazione di pagamento di imposta di bollo, l'indicare i soggetti coinvolti nel procedimento, ad esempio il progettista non ha ancora dichiarato, e compilare la relazione tecnica di assicurazione. Ecco, è interessante capire come si assolve al pagamento della marca da bollo. Se scelgo di compilare la dichiarazione di pagamento dell'imposta di bollo, mi si apre il modulo su cui ho la possibilità di inserire, ecco, la descrizione dell'istanza di riferimento e soprattutto il numero seriale della marca da bollo che dichiaro di annullare per la presentazione di questa domanda. Quindi è richiesto che voi acquistiate una marca da bollo e poi indichiate la marca da bollo acquistata, il numero seriale e la data di emissione. Dichiarate che chiaramente lo utilizzate esclusivamente ai fini di questa presentazione, salvate la dichiarazione, che poi da parte sua chiaramente va firmata anche lei. Infatti deve essere firmata dal dichiarante. E quindi si ripetono quei passaggi che abbiamo visto prima. Quindi scarico il PDF, ce l'ho nella cartella download, la posso spostare dove voglio. Il programma di firma ce l'ho ancora aperto. Trascino il modulo all'interno dell'applicativo, lo firmo, produco così un altro P7M che è pronto per essere caricato. Quindi di qua scelgo carica, questa volta, trascino e carico. E così ho pronto anche un altro documento previsto. E man mano si aggiorna l'avanzamento della compilazione, okay? Che riguarda ed elenca solo le attività residue. L'icona, ecco, che trovate solo in corrispondenza del modulo principale e che riporta il messaggio condivisione pratica, fa riferimento alla possibilità che avete di condividere questa compilazione con altri utenti, con altri colleghi. Ecco, praticamente cliccando sull'icona e aggiungendo il codice fiscale dell'ulteriore utente, cosa succede? Che questa compilazione poi risulterà accessibile e modificabile anche dalla scrivania dell'utente, ecco, corrispondente al codice fiscale che avete inserito, che adesso chiaramente la compilazione è accessibile soltanto dalla vostra scrivania. Per estendere l'accesso e la modifica ad un altro utente, fare in modo che sia accessibile dalla sua scrivania, ecco, dovete fare questa operazione che ho fatto io, e l'utente quindi avrà i vostri stessi diritti nella fase di gestione, di modifica e di controllo completo della compilazione. Come si predispone invece un allegato? Ecco, ricevuto ad esempio diversamente i diritti di segreteria. Si tratta di quel documento che deve attestare l'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria. Anche in questo caso, se cliccate sulla pagina informativa, verrete indirizzati a consultare le modalità di pagamento previste dall'amministrazione e che sono descritte nella pagina che adesso si apre. Pagare i diritti di segreteria o di istruttoria. Consulta gli importi previsti e le modalità di pagamento. Gli importi previsti, ecco, sono chiaramente riportati nella
delibera che entra nei dettagli degli importi appunto a cui sono soggette le varie tipologie di pratiche. Modalità di pagamento, ecco, vi collega al sito della città di Cava dove sono riportate le coordinate bancarie da utilizzare. Torno indietro, torno sulla mia compilazione, ecco richiesto quindi il caricamento di quel documento che dimostra che ad esempio abbiate fatto il bonifico. La ritenuta del pagamento deve essere in formato PDFA. C'è un link che spiega, nel caso in cui nutrite qualche dubbio su che cos'è un formato PDFA, potete indirizzare la pagina che descrive appunto le caratteristiche di questo formato. E vi rassicuriamo col dirvi: attenzione, sono un formato, un tipo particolare di PDF, sottoinsieme dello standard PDF, che è stato appositamente pensato per l'archiviazione dei documenti elettronici nel lungo periodo. Quindi questi documenti offrono più garanzie rispetto al normale PDF. Se considerate che la pratica telematica deve essere conservata per decenni, ecco, è importante che appunto i vari documenti abbiano queste caratteristiche di base. Se non sapete ancora come salvare i documenti in formato PDF, ecco, potete consultare questa guida che spiega nei dettagli come, ecco, sia possibile produrre dei PDFA a partire da Microsoft Office, Open Office, PDF Creator, il sito dell'Agenzia delle Entrate e così via. Infatti esistono vari programmi offline, ma anche diversi programmi online gratuiti che prestano questo servizio. Se scrivete su Google PDF e PDFA, saltano fuori una cascata di siti che appunto gratuitamente prestano questo servizio di conversione. Altrimenti, banalmente, se apro un documento Word per farvi capire, magari facciamo così un nuovo documento del tutto, ecco, se caricate la scansione all'interno di una lettera Word, poi attraverso il file salva con nome e sfoglia, è possibile selezionare il formato in primis PDF e poi nelle opzioni specificare bene che non è un normale PDF, ma che si tratta di un PDFA. E se questa è la ricevuta di versamento dei diritti di segreteria, adesso faccio giusto una simulazione, anche questa sommaria, giusto per farvi capire i passaggi. Torno di là nella mia cartella di riferimento, apro il file diritti, allora di là deve essere vuoto, ecco, è un file conforme allo standard PDFA. Vedete che l'evidenza che sia PDFA ce l'avete solo dopo che l'aprite in corrispondenza della barra informativa, perché esternamente è un PDF come un altro. Vedete che l'estensione è sempre PDF. La descrizione che PDFA la trovate solo all'interno. Quindi non dobbiamo fare altro che poi firmare anche questo documento e caricarlo sotto forma di allegato. Quindi si apre la compilazione. Ecco, altro importante requisito: dimensione massima 15 mega. Ogni caricamento effettuato non deve superare questa soglia convenzionale che abbiamo stabilito e che non rappresenta essere un limite operativo nella nostra esperienza di vari sportelli. Considerate che quando vi sarà chiesto di caricare le tavole, quindi gli elaborati grafici, ne potrete caricare un numero illimitato. Il limite dei 15 mega si riferisce soltanto al singolo caricamento, quindi potete caricare anche 100 tavole da 15 mega ciascuno. Quindi carica documento, se è un PDFA firmato correttamente dal committente o dal progettista e non supera i 15 mega, è ritenuto valido dallo sportello e quindi potete aggiungerlo alla vostra compilazione. Ecco fatto, firmato con successo, ricevuta di segreteria, l'ho caricata e posso andare avanti così a fornire gli altri allegati e effettuare le successive compilazioni. Ecco l'ultimo allegato, quello un po' più particolare, vediamo se ce l'abbiamo. Ecco, prospetto di calcolo del contributo di costruzione. Vi ricordate che dopo che ho compilato il modulo principale e ho dichiarato che l'intervento è soggetto a regime oneroso, il sistema mi ha indirizzato ad allegare anche la documentazione tecnica
necessaria all'ufficio tecnico per determinare il contributo di costruzione. Ecco, la documentazione tecnica va caricata all'interno dello sportello in formato XLS. Quindi effettuate il vostro conteggio in XLS, i vostri dettagli li riportate all'interno di un foglio di calcolo e lo allegate, non è necessario che lo si firmi. Questo è l'unico allegato che non è richiesto in formato P7M, ma in quanto si tratta di un file di conteggio che è, più, diciamo, che è ottimale magari ricevere in formato editabile sotto forma di un foglio di calcolo. Ecco, non arriveremo a completare la compilazione di questo modulo. Vi faccio vedere su uno sportello dimostrativo che adesso vado a ricercare su un'altra pagina, vi faccio vedere come risulta la schermata della compilazione non appena ho completato tutti i passaggi. Sto su un altro schermo accedendo a una compilazione già inviata, la riattivo così poi vi faccio vedere. Ecco come appare. Ci sono quasi. Ecco lo sportello di riferimento, è questo qua. Accedo, stavolta con testa sanitaria, così vediamo anche la modalità alternativa. Accedo con CNS. Ecco, viene riconosciuto il codice fiscale. Devo solo inserire il PIN della tessera sanitaria. E questa modalità di indicazione è analoga quella che ha visto prima utilizzare le credenziali SPID. Dalla propria scrivania, dalla mia scrivania, risalgo alla compilazione che è pronta all'invio, quindi le mie pratiche, ricerco il permesso di costruire pronto per l'invio, eccolo qua, trovate un'analoga schermata a quella che avete visto prima, con la sola differenza che l'istanza è pronta per essere inviata. Ho compilato tutti i moduli, caricato diversi allegati, quindi pronta per essere inviata. Se invio l'istanza, ecco, la schermata assume questa forma, la forma di un riepilogo, quindi riepilogo documenti inviati. Ecco, cosa fa lo sportello telematico? Veicola questi documenti tramite PEC, quindi il comune riceverà la vostra pratica da sportello telematico @pec.it. In realtà il comune non è l'unico destinatario di questo invio, ma in copia si aggiunge anche il vostro recapito elettronico. Quindi in copia conoscenza mettiamo anche la vostra PEC, comunque le email che avete associato al vostro profilo digitale, in modo che arrivi una conferma del punto invio anche sulla vostra casella di posta. E vedete che c'è un riepilogo dei vari moduli allegati che sono stati trasmessi. Conferma che l'istanza è stata inviata con successo. E in fondo vedete l'eventualità di generare una nuova compilazione a partire da quella che avete già trasmesso. Se magari il comune dovesse richiedervi durante l'istruttoria delle integrazioni, come vanno predisposte le integrazioni? Esistono due possibilità: o che dalla schermata principale, sotto il comando, sotto il bottone comunicare con l'amministrazione, individuate la procedura che si chiama trasmettere integrazioni documentali, che vi porta a compilare un modulo che accompagna, diciamo, i documenti integrativi, oppure basta spostarsi nella compilazione già trasmessa, quindi accedere alla schermata di riepilogo dell'istanza già trasmessa e individuare nell'elenco dei possibili procedimenti di cui fare una nuova trasmissione, individuare nell'elenco quella procedura appunto che ha il nome trasmissione di integrazione documentale per istanze edilizie. Crea una nuova compilazione e lo sportello vi metterà a disposizione il modulo che accompagnerà appunto i documenti che intenderete trasmettere. Saranno richiesti i dati identificativi della vostra pratica e in fondo trovate l'elenco dei documenti da selezionare che vorrete appunto trasmettere a scopo integrativo, potendo anche contare sullo spazio che avete degli altri allegati, dove in modo generico potete aggiungere tutti i documenti che vorrete. Questa è la modalità preferita da utilizzare dopo che avete già inviato l'istanza, anche nel caso in cui, per dire,
dovete presentare una variante o dovete segnalare l'agibilità o, che so, cambio soggetti coinvolti, perché qua trovate l'elenco proprio di tutte le procedure attinenti quella che avete già trasmesso. O anche comunicare inizio lavori, la fine lavori, ecco, tutte le comunicazioni che seguono il primo invio effettuato possono essere intraprese da questo spazio del creare una nuova compilazione per copia da ricevimento. Il vantaggio di avviare la procedura da questo spazio è che la nuova procedura, la nuova compilazione si autocompila già con tutte le informazioni che avete indicato con l'istanza di origine, e quindi si tratta solo di completare la compilazione e poi finalizzare l'invio. Torno sullo sportello di Kawa, vi ecco, descrivo soltanto gli altri ambiti rapidamente, quindi abbiamo visto l'edilizia che è il principale, i lavori pubblici, trovate la procedura di promozione solo pubblico per caso, urbanistica, principalmente CPU, presentare osservazioni agli strumenti urbanistici e così via, in vincolistica invece trovano spazio le procedure paesaggistiche, quindi la richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica piuttosto che la richiesta di autorizzazione paesaggistica semplificata ordinaria, e in comunicare con l'amministrazione, come vi dicevo, tutte quelle comunicazioni che in modo trasversale potrebbero riguardare un qualsiasi procedimento, quindi la richiesta di annullamento, di archiviazione, la richiesta da trasmissione di integrazione documentale piuttosto che comunicazioni generiche o anche la procedura recessa agli atti. Perché è possibile chiedere di accedere agli atti e documenti amministrativi in modo del tutto telematico, basta compilare la richiesta che abbiamo previsto e che vi porta a fornire gli estremi delle pratiche di cui chiedete l'accesso. Allora, confidate molto sulle pagine informative che abbiamo predisposto, che vi chiariscono bene come fare per affrontare quello step. Se ad esempio avevate dubbi su come presentare integrazioni, basta scrivere integrazioni nel motore di ricerca e trovate tutte le guide attinenti. Come faccio a trasmettere integrazioni documentali? E qua sostanzialmente descriviamo le due opzioni che vi ho accennato prima a voce. Quindi o dalla istanza già inviata oppure dalla sezione comunicare con l'amministrazione attraverso appunto il trasmettere integrazioni documentali. Okay. Quindi usate il motore di ricerca in alto a destra, oppure accedete direttamente alla sezione domande frequenti, dove tutte le varie guide informative le trovate in elenco nelle diverse pagine che abbiamo sviluppato e che integriamo sempre nel tempo, allo scopo ecco di chiarire tutti i vostri potenziali dubbi. Anche il dubbio più generale sul come fare a presentare un'istanza telematica, ecco, può essere risolto accedendo alla guida a presentare un'istanza telematica, dove senza dare nulla per scontato spieghiamo i diversi passaggi da effettuare, quindi accedere al portale, individuare la pratica, accedere alla compilazione telematica della pratica, un po' quei passaggi che vi ho fatto vedere io dal vivo. E all'interno della guida trovate dei link di approfondimenti ulteriori per chiarire ulteriormente gli eventuali dubbi che dovessero maturare durante la lettura. Ecco, adesso seguirà poi l'intervento del collega che entrerà nel merito dell'altra sezione rilevante che riguarda il geoportale. Quindi intanto mi fermo qua, passo la parola ad Anna, poi se avete dei dubbi avremo di confrontarci. Ok, a te Anna. Perfetto, grazie mille. Quindi adesso direi che possiamo lasciare la parola a Davide, che ci farà vedere invece come funziona il geoportale, quindi come funziona l'integrazione con il geoportale. Lascio a te la parola, Davide. Grazie Anna, grazie Giovanni per l'introduzione. Allora, come potete vedere ora dal mio schermo, ci concentreremo principalmente su quello che è il pulsante geoportale, quindi senza effettuare alcun accesso né con le modalità descritte da Giovanni, quindi la carta nazionale dei servizi piuttosto che con delle credenziali riservate, io clicco sul geoportale e accedo a un'area che tutti i cittadini possono visualizzare e utilizzare. Vedete che qua, a differenza degli altri bottoni dello sportello telematico, non si apre una guida oppure dei modelli da selezionare, ma si apre un'ulteriore pagina con altri pulsanti da schiacciare. Partiamo dal primo, che è il principale, è il pulsante cartografia.
cliccando sul pulsante cartografia si entra in una pagina del visualizzatore cartografico del comune di Cava. Cosa significa? Che questo visualizzatore cartografico è stato studiato apposta per l'utilità che i cittadini possono avere all'interno dello sportello, e al suo interno sono state caricate tutte le cartografie tecniche del comune di Cava dei Tirreni. Provo a raccontarvi in maniera molto semplice come si utilizza questo strumento. Questo WebGIS, il nome tecnico appunto dello strumento, è un programma che si può utilizzare sia da computer, come sto facendo io in questo momento, oppure da uno strumento mobile, quindi cellulare piuttosto che tablet. Consiglio vivamente di utilizzare un tablet proprio per questioni grafiche, ma lo strumento è supportato anche da tutti i cellulari. L'utilizzo di questo sistema è molto intuitivo e molto semplice, infatti tutti gli strumenti di movimento sono inseriti all'interno del mouse. Cosa significa? Che se vado a effettuare uno zoom in, il sistema si muove in avanti e esegue uno zoom ravvicinato sul comune. Muovendomi con la rotellina del mouse verso l'esterno, effettuo uno zoom out e quindi si allontana dal sistema. Tenendo premuto il tasto sinistro, attiviamo quella che è la più classica funzione di spostamento, che mi permette appunto, una volta individuata una zona, di centrare magari l'area individuata e da analizzare. L'ultimo pulsante presente nel mouse è un click col tasto sinistro. Cosa facciamo con questo sistema? Praticamente cliccando col tasto sinistro il sistema va a interrogare la mappa che stiamo analizzando e va a riportare l'informazione. Cosa significa questo? Io ora ho effettuato un click al centro del comune di Cava dei Tirreni. Il sistema ha individuato che il perimetro rosso che vedevo in mappa non è nient'altro che il limite amministrativo del comune e quindi va a evidenziarmelo. Chiaramente ora noi stiamo analizzando una mappa di inquadramento e lo possiamo analizzare, intuire in alto a destra dove il titolo della mappa è inquadramento. Effettuando l'operazione di interrogazione con un'altra mappa, ad esempio il catasto, il risultato dell'interrogazione sarà relativo al catasto. Lo vedremo tra poco quando vi introdurrò al pulsante che ci permette di cambiare tutte le mappe e quindi ad analizzare tutte le varie informazioni. Ritorniamo a quelli che sono gli strumenti generali che ci permettono il movimento all'interno dello strumento. Chiaramente qua abbiamo il pulsante più e meno che diciamo equivalgono all'utilizzo della rotella, quindi vedete che con la rotella mi avvicino, ma anche cliccando col pulsante più il sistema va a effettuare la stessa operazione. Cliccando sulla casetta estensione predefinita, il sistema tornerà sempre, ogni volta che viene cliccato questo pulsante, a vedere tutto lo schermo. Questo cosa significa? Significa che una volta effettuato l'indagine su un mappale, devo spostarmi da tutt'altra parte, cliccando sulla casetta torno sempre a questa immagine. Altri due strumenti generali di questo applicativo sono le ricerche. Possiamo ricercare per via, quindi posso andare a scrivere ad esempio via Roma Cava dei Tirreni, e il sistema effettuerà uno zoom esattamente dove sono andato a ricercare. Chiaramente questo sistema che si aggancia con Google ci permette anche di ricercare il numero civico, quindi posso effettuare una ricerca dettagliata andando a inserire anche il numero civico per individuare la porzione di terreno che sto andando a ricercare. Oppure il pulsante cerca particella, quindi andando a compilare in maniera corretta il foglio e il mappale, chiaramente se io provo a inserire un foglio, un mappale che non esiste, il sistema mi riporta appunto che non è presente la particella, io vado a individuare il mappale, poi cliccando sul pulsante più arrivo a individuare la zona del mio foglio 1 numero 100. Chiaramente noi ora stiamo utilizzando, come detto poco fa, una mappa di inquadramento. Quindi non abbiamo tante informazioni, non abbiamo il dato catastale, non abbiamo il dato urbanistico, ci dice solo dove ci troviamo in questo momento.
Un altro strumento da utilizzare all'interno di questo applicativo lo troviamo in basso a sinistra, che è l'indicazione della scala. Vedete che ora io in questo caso sto visualizzando tutta la parte cartografica a una scala al 36.112, che non è una scala comune, anzi direi che proprio non è nell'ordinario. Io posso anche andare a inserire una scala, ad esempio 1 al 5.000. Che cosa succede? Che il sistema si muove portandomi alla scala più vicina dell'1 al 5.000, in questo caso è il 4.514. Perché utilizziamo queste scale? Non so se avete notato, credo di sì, che ad ogni clic, ad ogni scelta, ogni pulsante che viene selezionato all'interno dell'applicativo, il sistema risponde in maniera rapidissima. Ve lo mostro anche in questo momento. Vedete che ogni volta che io mi sposto, nonostante sto condividendo la webcam, condividendo il mio schermo, il sistema mi riporta velocemente tutte le modifiche che sto facendo. Questo perché stiamo utilizzando delle scale predefinite, fornite da una società americana, Esri, che è anche la società che ci dà la possibilità di utilizzare gli sfondi che stiamo vedendo, ci permette di andare in maniera molto più veloce a mostrare le immagini. Non preoccupatevi, perché quando dovremo utilizzare gli strumenti di stampa potremmo utilizzare le scale noi più consone, quindi 1 al 1000, 1 al 2000 e così via. Andiamo a vedere ora tutti questi pulsanti che troviamo in alto a destra con le loro varie utilità, partendo dal primo. Il primo ci permette di andare a selezionare una serie di sfondi già predefiniti, come può essere ad esempio l'ortofoto, piuttosto che le informazioni dello stradario, quindi il caricamento delle vie, piuttosto che la carta tecnica comunale, piuttosto che la carta tecnica regionale. Quindi vedete che possiamo andare a scegliere quello che è lo sfondo che noi preferiamo, lo sfondo più idoneo alla nostra analisi, e possiamo cambiarlo ogni volta che noi selezioniamo la mappa. Vedete che in questo caso il contorno rosso vi fa capire qual è lo sfondo attivo in questo momento. Andiamo a vedere invece il secondo pulsante, che probabilmente tra tutti quelli che vedremo successivamente è quello che ricopre maggiore importanza. Perché? Perché da questo pulsante, come potete vedere, possiamo andare a scegliere le mappe da caricare. All'interno delle varie mappe sono presenti tutti i tematismi che, diciamo, servono per analizzare, per verificare la mappa che stiamo utilizzando. Faccio ad esempio, clicco su piani di recupero, all'interno della cartella pianificazione vigente, vedete che il sistema in pochissimi secondi mi mostra tutti i piani di recupero presenti nel comune. Cambiando mappa, andiamo ad esempio all'interno del PUC, andiamo a vedere i vincoli, il sistema va a caricarmi tutta una serie di vincoli presenti nella tavola A2.1, piuttosto che se voglio andare a vedere le disposizioni strutturali, voglio andare a vedere il sistema insediativo, vedete che il sistema va a caricarmi tutte quelle che sono le mappe, le informazioni relative a questa tavola 3.2. In questo caso, utilizzando lo strumento di interrogazione, il risultato sarà ben diverso rispetto a quello che abbiamo visto all'inizio. Quindi, interrogando la mappa inquadramento, il sistema ci diceva: guarda che sei all'interno del comune di Cava dei Tirreni. Ora, siccome la mappa è quella del sistema insediativo, ci riporta anche ulteriori informazioni, quindi recinti produttivi specializzati, artigianali e commerciali, e ci fa vedere qual è l'area che abbiamo selezionato. Vedete che in questo caso io ho cliccato su un punto dove insistono due informazioni. Chiaramente spostandomi, andando a cliccare su altre informazioni, vedete che ogni simbolo che trovo in mappa va a riportarmi tutta una serie di informazioni. Per andare a vedere la leggenda posso utilizzare il terzo pulsante, Layer e leggende. Espandendo quello che è la freccettina sulla sinistra, abbiamo anche tutta una serie di informazioni. Vedete che dove trovo l'asterisco di colore marrone è edifici speciali, piuttosto che se trovo un puntinato azzurro stiamo parlando di elementi storico testimoniali. Vedete che poi ci sono tutte le informazioni che mi aiutano a capire la tavola e analizzarla volendo, diciamo, come se fosse una tavola cartacea. Vi ricordo che cliccando in realtà col tasto sinistro il sistema va a interrogare e a riportarci tutte le informazioni relative all'area che abbiamo interrogato, sempre la tavola in visualizzazione.
Come potete vedere, abbiamo anche la possibilità di accendere il dato catastale. Quindi cliccando sul catasto, esattamente come ho fatto io in questo momento, il sistema va a aggiungere le informazioni catastali in sovrapposizione a quello che è il mio piano urbanistico. Anche in questo caso, se vado a effettuare un'interrogazione, il sistema non solo mi darà le informazioni urbanistiche dell'area interrogata, ma mi dirà anche il foglio e il mappale, quindi foglio 16, mappale 3250, che sono andato a selezionare. La possibilità di accendere il dato catastale l'avete praticamente in tutte le mappe. Quindi io vado ad esempio all'interno di questa tavola P7, voglio accendere il dato catastale, vedete che in sovrapposizione a quello che sto vedendo si accende il dato catastale e quindi posso andare a interrogare e ottenere la doppia informazione sia della tavola urbanistica sia del dato catastale inerente al mappale 2603 che ho evidenziato. All'interno del secondo pulsante che abbiamo visto poco fa, io non ve l'ho fatto vedere, in realtà abbiamo anche la cartografia catastale che ci permette di vedere il dato catastale in sovrapposizione con l'ortofoto. Quindi in questo caso possiamo anche individuare la zona per capire se effettivamente il dato catastale è corretto o meno. Come vi ha fatto vedere Giovanni nell'intervento precedente, il sistema in alcune tipologie di pratiche vi richiede il dato catastale. Da questo strumento voi potete sempre andare a pescare il dato catastale da inserire all'interno delle vostre pratiche. Quindi magari utilizzando il sistema di ricerca per indirizzo, arrivare nella zona indicata e poi andare a effettuare l'interrogazione per verificare il dato catastale appunto relativo all'area individuata. Vedete che i dati caricati sono tantissimi, le mappe prodotte all'interno di questo sportello telematico sono numerosissime e appunto sono consultabili da parte di tutti. Che altro possiamo fare all'interno di questo strumento? Col quarto pulsante, lo strumento misura, possiamo andare a ottenere una coordinata. Vedete che in questo caso il sistema mi restituisce la longitudine e la latitudine. Chiaramente io posso desiderare il dato in un altro sistema di riferimento, quindi in questo caso chiedendo il dato in VGS 84 TM33N il sistema mi riporta una coordinata X e una coordinata Y. Vi faccio un esempio: se avete un documento o vi arriva una richiesta dove voi dovete andare a capire in che punto si trova perché un cliente piuttosto che un ente vi ha fornito una X e una Y, voi potete tranquillamente andare a inserire la coordinata X e la coordinata Y. Adesso ne metto una abbastanza vicina, clicco sul pulsante posiziona e il sistema va a spostare il puntino dove sostanzialmente dovrebbe ricadere utilizzando questa coordinata X e questa coordinata Y. All'interno dello stesso pulsante abbiamo anche uno strumento che ci permette di individuare la lunghezza oppure l'area. Vedete che il sistema ogni volta che voi selezionate un pulsante oppure col puntatore vi mettete su un pulsante vi aiuta, vi spiega che cosa potete fare. Quindi fare clic per iniziare a disegnare, fare clic per continuare a disegnare, fare doppio clic per completare l'area. Vedete che il sistema mi riporta perimetro e area. Andiamo a vedere ora un altro strumento, cerchiamo di trovarci su una mappa, vedete che ora accendo l'ortofoto, trovo troppo impattante il PRG, nel senso che non riesco a vedere nulla di quello che c'è sotto, quindi posso giocare utilizzando la lampadina sulla trasparenza di questo piano. Vedete che ora io riesco ad andare a visualizzare sia il PRG sia l'ortofoto di sfondo, eventualmente anche il catasto, quindi vado a sovrapporre tre strati informativi uno sopra l'altro. Proseguiamo con i pulsanti, il quinto pulsante Google Street View. Attivando il sistema, innanzitutto cambia il puntatore, non ho più la freccettina ma in questo caso ho un mirino che serve per posizionare, come credo già molti di voi fanno in Google Street View, e spostare il classico omino arancio all'interno di una strada. Quindi ora vado a cliccare su una strada, il sistema apre in maniera automatica quello che è Google Street View. Vedete in questo caso che sono arrivato a cliccare esattamente davanti a un'abitazione
magari che è l'oggetto di intervento che sto, per la quale sto presentando la pratica. State molto attenti perché una volta attivato questo strumento vedete che rimane sempre il puntatore attivo, per disabilitarlo basta ricliccare sullo strumento Google Street View. Per capire se lo strumento è attivo possiamo anche vedere che se lo strumento è contornato di rosso significa che è attivo, altrimenti significa che non è attivo. Penultimo pulsante, pulsante di stampa, in questo caso vado a chiedere al sistema di produrmi un formato A4 verticale scala 1 al 5000. Questo essendo un'operazione in cui è necessario produrre un PDF, a differenza di tutte le altre funzionalità che avete visto, richiede qualche secondo in più di attesa. Questo perché appunto deve andare a recuperare l'intestazione, deve andare a preparare il PDF ed ecco che è arrivato il nostro PDF. Vado ad aprirlo, vedete che ho il titolo della mappa, le informazioni relative all'area, diciamo, individuata e scala, data e quant'altro. La funzione di stampa non fa nient'altro che replicare quello che avete attivo sullo schermo, quindi se avete effettuato una selezione, se avete disegnato un'area, se avete inserito un punto, utilizzando la funzione di stampa il sistema riporta tutte queste modifiche che avete fatto. Ultimo pulsante, Geonorma. Il pulsante Geonorma ci permette di andare a effettuare un'interrogazione urbanistica. Apro una grandissima parentesi, questo non sostituisce il certificato di destinazione urbanistica, per questo dovete sempre fare una richiesta al comune, magari da oggi direi utilizzando lo sportello telematico. Ma la funzione che permette questo strumento è quella di ottenere informazioni urbanistiche su un'area individuata. Le opzioni sono due. La prima, tracciare un poligono sulla mappa. Quindi io magari mi avvicino, vado a effettuare un'area e clicco sul pulsante interroga. Il sistema non interrogerà solo il piano regolatore generale della tavola A3.1 come lo strumento di interrogazione, ma andrà a fare un'interrogazione su tutte le tavole caricate. Vedete che piani sovracomunali, rischio frana R1, pericolosità frana P1, area sorrentina amalfitana, piano urbanistico territoriale primo grado. Poi nel piano urbanistico comunale ricade negli ambiti di paesaggio, negli aggiornamenti di PRG all'area C3 e a fianco di ogni informazione ho l'area intersecata, quindi 81,9%, e l'articolo di riferimento, quindi l'articolo 62 dell'NTA del PRG. Vedete che poi il sistema va a interrogare tutti gli altri strati informativi, quindi ci dà un'ottima informazione. Vedete che sotto comunque andiamo a specificare che il presente documento non ha valore legale ma esclusivamente informativo e che le percentuali inserite tra le parentesi si riferiscono alla sovrapposizione tra l'area richiesta, quindi quella contornata di rosso, e le geometrie intersecate. I valori sono puramente indicativi. Prima di farvi vedere questi tre pulsantini del Geonorma, anzi, clicchiamo sull'ultimo che è un banale indietro, possiamo andare a utilizzare il dato catastale per effettuare questa interrogazione. Visto che prima siamo stati fortunati e abbiamo trovato il mappale al foglio 1 numero 100, andiamo a chiedere un certificato, o meglio, un'interrogazione urbanistica su questa area. Vedete che il sistema mi dice: guarda che al foglio 1 particella 100 nel comune di Cava ricadi tutte le informazioni dei piani sovracomunali, tutte le informazioni del piano urbanistico, e cliccando sul primo pulsante possiamo estrapolare la normativa inerente alle aree intersecate. Cosa significa? Che non dovrò andare a leggere tutte le NTA del piano, ma vedete che su tutte le aree interrogate parto solo dagli articoli interessati, quindi articolo 15, articolo 16, poi probabilmente passeremo a un altro articolo, articolo 17, 18, vedete che dal 18 passiamo poi al 34, quindi abbiamo solo le informazioni dell'area interrogata. Possiamo anche stampare quello che è il risultato della nostra ricerca, quindi eventualmente viene prodotto un file da mandare in stampa per estrapolare quello che viene inserito all'interno di questo applicativo. Chiaramente non esiste un limite dei mappali da inserire, ma io posso andare a aggiungere, in questo caso foglio 1, mappale 50 non esiste, andiamo a vederne uno vicino, abbiamo il
66, proviamo a vedere il 66, interroga e il sistema mi andrà a riportare due certificati di destinazione urbanistica, uno relativo al mappale 100, uno relativo al mappale 66. In questo caso sto andando a richiedere la doppia informazione sul mappale 166 e il sistema la sta elaborando. Mentre il sistema prova a elaborare l'informazione, io vi faccio vedere quelli che sono gli ultimi pulsanti all'interno di questo pulsante cartografia. Abbiamo il pulsante metadati, ovvero dove sono raccolte tutte le informazioni delle tavole caricate, viene riportata una parte descrittiva, come in questo caso le informazioni del PRG, quando è stato adottato, da quando è esecutivo, che cosa contiene l'informazione e la possibilità di collegarsi direttamente in mappa per ottenere l'informazione. Quindi il sistema andrà direttamente a caricare la tavola A3.1 piano regolatore generale, eccola qua, in modo tale da vederla subito senza doverla selezionare. All'interno degli altri pulsanti vediamo tutti i metadati di tutte le mappe che sono state caricate, oppure sul nostro pulsante geoportale abbiamo gli ultimi due pulsanti, che sono due collegamenti esterni. Il primo riporta a una pagina del nostro sito informativa dove andiamo sostanzialmente a raccontare che cosa sono tutti i dati cartografici, come abbiamo fatto a creare il visualizzatore cartografico, come abbiamo fatto a caricare eventualmente i raster, che cos'è la georeferenzazione. Non so se vi ricordate, prima ho parlato di sistemi di riferimento. Ecco. All'interno di queste guide trovate tutte le informazioni tecniche relative appunto ai sistemi territoriali GIS. L'ultimo pulsante è un collegamento diretto al geoportale della provincia di Salerno, dove nella stessa modalità che abbiamo visto poco fa c'è il pulsante cartografia, esatto, che ci apre uno strumento direi abbastanza simile rispetto a quello che vi ho mostrato poco fa, dove abbiamo la possibilità di scegliere tutte le informazioni provinciali che sono state caricate all'interno dello sportello telematico. Quindi i due sistemi sono in realtà interoperabili tra di loro. Quando il comune avrà necessità di caricare dentro il suo visualizzatore cartografico una mappa presente sul geoportale provinciale, avrà la possibilità di farlo senza alcun problema. Quindi direi che per quanto riguarda il pulsante geoportale vi ho raccontato tutto. Ricedo la parola ad Anna. Perfetto, grazie mille Davide. Direi che magari potete iniziare a dare un occhio a qualche domanda che è arrivata. Intanto io lancio un sondaggio per sapere quanti di voi appunto già, quanti professionisti che sono collegati già possiedono SPID. Come abbiamo visto, SPID è uno strumento essenziale per poter accedere appunto a tutti i servizi digitali delle pubbliche amministrazioni, quindi tra cui anche lo sportello telematico e il geoportale. Vedo che per ora un 60% di voi ce l'ha, 70 adesso, stanno un po' crescendo e sì, comunque per chi ancora non dovesse averlo, vabbè, come avete visto si può accedere anche con CIE e CNS allo sportello, non per forza con SPID. Sicuramente SPID è molto più comodo, basta, e per farlo, per richiederlo è molto veloce e gratuito, basta andare su www.speed.gov.it, compilare tutti i campi richiesti e poi alla fine inviare appunto poi recarsi da uno degli identity provider per richiedere la propria identità digitale. Ok, allora Gio, ho visto che è arrivata una domanda, non so se vogliamo appunto rispondere. Aspetta, posso leggere l'altra voce, quella di Tiziano, cui ho risposto per iscritto, che magari... Sì, magari leggiamola tutti, esatto. Allora, volevo sapere se è possibile annullare o archiviare una pratica edilizia già presentata, come si fa. Allora, faccio vedere come. Forse aspetta che ti ripasso lo schermo, esatto. Vai. Ok. Ecco, dallo sportello telematico
è possibile ricercare diciamo, l'approccio, quello che vi consiglio è ricercare sul motore, ecco, magari attraverso la parola chiave, annullamento, annullare, come volete, archiviare, sono tutti sinonimi che vi conducono alla guida che spiega come è possibile appunto chiedere l'annullamento, l'archiviazione di una pratica. Quindi chiaramente è possibile attraverso quella procedura che vi porta poi a compilare un modulo telematico in cui va citata la pratica da annullare e nient'altro, vi chiede di riportare una motivazione. Salvate la compilazione, firmate la comunicazione e rinviate tranquillamente. L'approccio alternativo al fare una compilazione così ex novo, come ho fatto appena vedere, è magari accedere alla compilazione già inviata. In fondo alla pagina c'è presenta una nuova comunicazione, selezionate comunicazione annullamento e date là alla compilazione. Adesso non ve lo posso far vedere perché la pratica inviata non ce l'ho, però in fondo alla pagina già inviata, ecco, trovate quella possibilità di inviare una nuova comunicazione che faccia riferimento proprio alla vostra presentazione già fatta e selezionate che si tratta di un annullamento e archiviazione. Ok, perfetto. Grazie mille. Fateci sapere comunque anche magari in chat, se insomma appunto nella apposita sezione delle domande, se la risposta è stata chiara. Se avete altre domande potete scrivercele. Io chiedo anche a Luigi del Comune di Cava dei Tirreni se vuole dire due parole in conclusione di questo evento. Io voglio ringraziare soprattutto voi per la grandissima esposizione, per averci illustrato in maniera veramente precisa, molto attenta, tutte le funzionalità del programma e voglio ringraziare anche ai tanti professionisti, utenti che si sono collegati, visto che si è mantenuto sempre alto il numero di presenti al corso. Quindi no, un ringraziamento generale a tutti voi. Grazie. Grazie mille a lei, esatto, sì, assolutamente, è rimasto sempre costante il numero, quindi vuol dire che sicuramente l'argomento era di interesse. Tra l'altro, non ve l'ho detto all'inizio, però questo webinar, quindi questo evento è registrato, quindi questo pomeriggio noi lo caricheremo sul nostro canale YouTube e poi dopo lo manderemo anche al comune così che potrà divulgarlo con i propri canali. Quindi state tranquilli, se magari vi capiterà in futuro di utilizzare lo sportello telematico, avere magari qualche dubbio su cosa fare, potrete sempre, sempre rivedere, la registrazione di questo evento. Vi arriverà inoltre tra un paio d'ore anche una mail di ringraziamento con il link al nostro canale YouTube e il link anche a dei mini tutorial che noi abbiamo realizzato sempre sul nostro canale YouTube, che sono tutorial veramente brevi di 2-3 minuti, che spiegano, diciamo, risolvono, magari i principali problematiche che a volte i tecnici riscontrano, utilizzando questo portale, come ad esempio firmare una pratica con la firma elettronica, come funziona la scrivania del cittadino, eccetera. Quindi li trovate tutti sul nostro canale YouTube e comunque tra un paio d'ore vi arriverà un messaggio di ringraziamento con il link. Ringrazio inoltre nuovamente ancora anche gli ordini professionali per aver accreditato e patrocinato l'evento, questo sicuramente denota un interesse verso l'argomento che vi abbiamo presentato oggi. Vi ricordo inoltre che oltre per Itegrari che ci hanno concesso il patrocinio, Agronomi ci hanno concesso 0,25 crediti formativi e Geometri 2 crediti formativi. Quindi vi ripeto nuovamente, per i professionisti che devono ottenere i propri crediti formativi, state tranquilli perché ci pensiamo noi al termine dell'evento a mandare agli ordini professionali l'elenco dei partecipanti. Perfetto, allora io direi che adesso abbiamo risposto insomma un po' alle domande che ci sono arrivate, quindi io direi che siamo arrivati alla conclusione di questo evento e niente, come dicevo prima, vi arriverà tra un paio d'ore una mail di ringraziamento con tutte le informazioni che potrebbero magari servirvi e niente, quindi vi auguro una buona giornata e soprattutto un buon utilizzo dello sportello telematico. Grazie a tutti, grazie anche a chi ci sta facendo i complimenti in chat, sto vedendo adesso i messaggi. Grazie a tutti e buone feste anche a voi. Ciao a tutti. Grazie.